Gianni Colacione per Libri TV, qui è all'ultimo giorno del congresso dell'Associazione Luca Coscioni, è il terzo giorno, siamo in compagnia di Tonina Cordedda che ha fatto una proposta di candidatura per la presidenza in linea con un intervento che in qualche modo spingeva e suggeriva di calcolare l'esigenza che anche le persone diciamo con delle disabilità facessero parte proprio della dirigenza. Insomma, questa cosa è stata accettata? Sembrerebbe di sì. Io ho proposto che una persona disabile con le stesse problematiche che Luca aveva ancora rappresentasse l'associazione essendo membro della presidenza. Fino ad oggi è stato Augusto Fraticelli, io stessa l'avevo proposto, una persona appunto disabile alla presidenza all'epoca, ma ritengo anche che debba essere una, come dire, rotatoria. Marco Gentili è una persona molto brillante e credo che possa promuovere le tematiche che l'Associazione Coscioni rappresenta, di cui io sono fiera di essere stata membro del Consiglio Generale fino ad oggi, fin dalla sua fondazione praticamente io ne sostengo le battaglie e me le sento mie. Tonina, una cosa importante che volevo che ci ripetessi al pubblico di Libri TV e che tu hai anche sottolineato l'importanza, o meglio il valore aggiunto che dà un coinvolgimento personale relativamente alle battaglie per cui si batte l'associazione Luca Coscioni. Quindi insomma anche tu hai parlato del tuo caso personale che in qualche modo in questo ambito giustamente, ragionevolmente è un valore aggiunto in senso, in termini sia di pathos ma anche di diciamo motivazione. Certo, io non ne faccio una questione teorica o politica, io ne faccio una questione di vita delle persone. Persone che vivono delle situazioni umane, diciamo di difficoltà, e che sono motivate nell'essere protagonisti, quindi praticamente questo essere protagonisti è parte della vita che si vive tutti i giorni e quindi rappresentano in pieno tutte le problematiche. Io non sono una persona malata di SLA, ma ciò non toglie che comunque io affronto il problema della disabilità, quindi ne conosco tutti. Sono una donna con una voglia di realizzazione umana. E questa relazione umana purtroppo è destinata a non essere soddisfatta grazie diciamo a pregiudizi, a tutta una serie di situazioni in cui che una persona disabile affronta. Ma è come donna disabile e devo dire che è ancora peggio. Quindi sì, credo che comunque dobbiamo portare, essere protagonisti di quello che viviamo, perché, ripeto, la politica è vita reale. Non è solamente teoria, io la conosco la teoria, ma il punto è che bisogna avere il coraggio di essere se stessi e di toccare le cose autentiche. Non... È bello sapersi proporre, usare le parole giuste, però insomma bisogna anche essere sostanziali, cioè parlare di cose reali. Grazie a Tonina Cordedda.